Domenica stasera abbiamo superato il turno per la gioia del nostro presidente. Vincere aiuta a vincere con una buona prestazione. Abbiamo subito un po' nel secondo tempo, ma ci sta perché insomma la partita del primo tempo l'abbiamo fatta noi, e nel secondo loro ci hanno un po' schiacciati, però noi siamo andati sul 3-1 e abbiamo portato un risultato che ci permette di affrontare domenica Novara-Lomentino. Siamo contenti molto per il risultato e comunque mi ricordo che siamo una squadra completamente nuova. Sono contento per i ragazzi perché sono stati, mi è piaciuto tanto il fatto di stare, che siamo stati uniti anche in momenti difficili. Abbiamo giocato contro una squadra, un'ottima squadra, una squadra che gioca a calcio, una squadra molto organizzata, quindi gli ho fatto anche complimenti. Anche loro molto giovani. Molto giovani, quindi insomma l'impegno era gravoso, anche perché poi magari Magenta anche un po' sugli altri, no? Dell'entusiasmo, no? Noi eravamo la prima in casa, ci tieni giustamente a vincere per passare il turno, quindi ecco, non era semplice come partita. Abbiamo tanto da lavorare su tanti aspetti, però insomma sono viste anche tante cose buone, per cui c'è da essere contenti. Per il Sinotto e Giacchino come stanno? No, bene, Simone... Cosa è successo prima? Ma Simone ha fatto tutto fino ad ora e viene da un infortunio importante, per cui siamo già contentissimi. Abbiamo un risentimento muscolare, l'abbiamo fermato perché non ci vuole fretta, ecco, a volte per la troppa fretta si esagera, lui deve rientrare con calma, ma insomma sta lavorando e siamo contenti, molto contenti. E Peri ha avuto un trauma non amichevole con il Sestri, insomma ha subito un trauma contusivo, quindi ancora un po' di dolore dietro la schiena, però insomma sta rientrando anche lui. Bene, e secondo te che campionato faremo noi? Il Borgaro e lì sai i risultati? No, Borgaro ha passato il turno, il Saluzzo ha battuto il Fossano, insomma sono tutti più o meno nel nostro girone, quindi... Ma che campionato faremo? Per quello che hai visto in queste prime amichevole, alla prima giornata? Ma io mi sto concentrando tanto sulla nostra squadra e su quello che dobbiamo diventare, ecco, quindi... Mi viene veramente difficile. Gabriele ha detto dobbiamo diventare un gruppo. Sì, lo stanno facendo, sono sulla buona strada, perché è un gruppo che lavora tanto, sono molto uniti. Noi dobbiamo pensare veramente partita per partita, è difficile tracciare un obiettivo finale perché non sappiamo ancora il nostro potenziale quale possa essere. Ecco, dobbiamo cercare di tirare fuori il meglio da tutti e ce ne saranno tante di partite come questa contro squadre forti che verranno qua, che magari tu giocherai in casa, non ci deve essere il peso di dover per forza stravincere o vincere in casa, no? In maniera netta, ma le partite sono partite in cui c'è da anche gestire, ci sono da gestire le fasi, le fasi in cui gli altri sono un po' meglio in campo di te, sono più pimpanti, le fasi in cui c'è da difendere, le fasi in cui c'è da soffrire, ecco, noi bisogna essere bravi a interpretare questo e a cercare di diventare una cosa sola in casa, ecco, con la nostra gente, con il nostro stadio. Quindi... Secondo me mancava un pizzico di qualità in mezzo al campo, è dovuto perché Giacchino è infortunato, Patti è troppo giovane. No, perché comunque loro erano una squadra molto che palleggiava molto, una squadra che aveva tanta qualità, quindi era una partita mal impostata magari in maniera un pochino diversa. Noi abbiamo davanti comunque c'era Jurgen che faceva un po' a metà, no? Tra un giocatore offensivo e un centrocampista, Gabrielli, no, più forza fisica, abbiamo magari strappato di più, però a tratti ho visto delle gran belle giocate e avevamo magari potuto fare il 3-1 prima, quindi poi dopo la partita sarebbe ricambiata. Poi sì, l'occasione per farlo l'abbiamo avuto. Rimane sul 2-1, poi loro giustamente sono andati oltre, insomma il pareggio poi finiva i rigori, sarebbe finita i rigori, quindi diciamo che va bene, siamo contenti, ma insomma siamo solo all'inizio, con la prima partita, quindi c'è da fare tanto. Settimana, intanto diamo un'informazione per i nostri tifosi, settimana ancora con i Ruzzi? Sì. Ci speriamo da qualche altra parte? No, questa settimana siamo ancora lì. E qualche Ruzzi di sì, 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 sì. Bene, grazie mister, buona serata. Buonasera. E ci vediamo domenica. A presto.